Il paradiso, Palma potrebbe sapere perché partì per stare lontano da Agnese. Il settimo capitolo del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete Ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni della soap opera italiana targata Gianandrea Pecorelli, in merito al finale della settima stagione, raccontano che Agnese Amato, Antonella Attili, farà ritorno a Milano, dopo aver trascorso diversi mesi a Londra per dar manforte alla figlia Tina, Neva Leoni, con la sua gravidanza delicata. La sarta comunicherà che la cantante ha partorito un figlio risultato in ottima salute ma, al contempo, sarà titubante se rivelare o meno a Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, che è lui il padre del nascituro. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Palma Rizzo, Valentina Tomada, potrebbe essere a conoscenza del perché Giuseppe, Nicola Rignanese, era partito per allontanarsi da Agnese. Eventuale scoperta che farebbe saltare la mosca al naso alla madre di Salvatore, Emanuele Caserio. Gli episodi conclusivi del settimo capitolo del Paradiso delle Signore regaleranno ai telespettatori, come anticipato, il ritorno nel capoluogo lombardo di Agnese, la quale porterà con sé la notizia della gravidanza di Tina. Andata a gonfie vele. Armando Ferraris, Pietro Genuardi, avendo considerato la giovane Amato come una figlia, ne sarà entusiasta e si sentirà un po' un nonno acquisito. Agnese, inoltre, sarà a conoscenza che il padre del nipotino non sarà Sandro Recalcati, Luca Capuano, ma, con tutta probabilità, Vittorio, col quale Tina aveva avuto una parentesi passionale occasionale. Conscia del rapporto creatosi tra Conti e Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, Chiara Baschetti. Negli ultimi mesi, l'esperta sarta sarà dubbiosa se rivelare nell'immediato la notizia al direttore dell'atelier Meneghino. Complice il benestare di Agnese, Palma e il figlio Francesco, Cristian e Roberto, si sono stabiliti a casa Amato nonostante il parere non troppo favorevole del gestore del bar Bottini. Una volta tornata in città, però, Agnese potrebbe scoprire che Palma le sta nascondendo qualcosa specialmente in merito alla fuga di Giuseppe in Germania, una fuga di qualche tempo prima. Agnese, difatti, potrebbe venire a conoscenza che la signora Rizzo possa c'entrare in qualche modo con quel periodo nefasto per la famiglia Amato. Magari avendo ospitato Giuseppe in casa sua oppure consigliato all'uomo di allontanarsi dalla moglie. Una volta aperto questo eventuale vaso di Pandora, Agnese si mostrerà determinata a scoprire tutti i segreti legati a Palma e Francesco.